Scemo. Dite se Minga dei Milan. Tu non sei milanese. Chi volta il culo a Milan, volta il culo al pan. Chi volta il culo a Milano, volta il culo al pan. Carmela, svegliati che è l'ora di andare a scuola. Carmela, svegliati che è ora di andare a scuola. Forza che la nebbia è già alta, forza che la nebbia è già alta. Ehi, ma questo non è il palcoscenico. Mi sono tuo fratello, io tuo fratello. E adesso mi dedichi al fisico, e adesso mi dedico al fisico. Mettila tutta per fare ginnastica, mettila tutta per fare ginnastica. Come i milanesi, come i milanesi. Milano è un gran Milano, Milano è un gran Milano. Chiudi l'elastico, chiudi l'elastico. L'elastico non si chiude, l'elastico non si chiude. Adesso si è chiuso, adesso si è chiuso. Il portava i scarpe tennis. I portava i scarpe tennis. Perché i portava i scarpe tennis? Perché fa bene alla circonvallazione del sangue. Mi fu dello sport come i milanesi. Io faccio dello sport come i milanesi. E dopo lo sport, via una bella doccetta rapida, rapida, che fa tanto bene al fisico. Ah, metti su i zucculetti olandesi. Metti su i zucculetti olandesi. Via, fa la doccia. Le scaloppine che ti ho chiesto 5 minuti fa, è possibile che sei sempre lì a tergiversare? Metti le scaloppine, forza, così, rapidamente, davanti. Signore, ecco le sue scaloppine, pronte e belle fresche. Il signore desidera? Un piatto di spaghetti, un filetto al sangue, una macedonia e un caffè. Senta, scusi, non tanto per curiosità, quanto per curiosità, lei è meridionale? Sì, perché? Se sente, ah? Allora la fresca qua sul tavolo, i soldi qua sul tavolo, se no non si mangia. La carta di credito va bene. Va benissimo. Banco di Trinacria. Scusi, 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 mancavo questo. Allora, vi volete sbrigare qua che il signor deve mangiare? Anche la tosta. Signori e signori, buonasera. T.C. Milano, ancora nessuna traccia dei tre giovani che l'altra sera
a Saronno hanno violentato una pensionata di 78 anni, ma che al momento del fatto ne dimostrava 77. Forse questo è l'incentivo. Certa Berto Bertina, sposata in Bertoni, ripresi dallo shock, l'anziana signora si è recata questa mattina al commissariato, ha chiesto il permesso di parlare col commissario. Permesso concesso, no? E ha chiesto spudoratamente al commissario se poteva procurargli il numero telefonico dei suoi violentatori. Procurarle almeno l'indirizzo. Siccome non abbiamo trovato purtroppo niente, io faccio l'appello ai nostri telespettatori. Se volete eventualmente chiamarci, chiamateci. Il nostro numero è 7479-777-543. Per chi chiama da fuori Milano, ricordo che paga di più. Allora, due cotolette, un minestrone e una pasta asciutta. Sì, domani. No, adesso. Oh, ma qui non c'è niente. Oh, di là c'è tanto di quella fame che il terzo mondo a confronto sembra una barzelletta. E i piatti pulite dove le prendo? Chi me le dà? Da quando c'è questo beduino schifoso, per avere un piatto pulito ci vuole la carta bollata. Prima di tutto non sono beduino, sono marocchino. Tu attento come parli, che se mi incazzo come camello divento cattivo, eh? Adesso veramente hai toccato il fonte? Non solo venite su al nord a rubare la ura a nu, ma volete anche venirci ad insegnare la civiltà. Io non voglio insegnare niente a nessuno. Dico solo che con questa cosa qui il piatto scivola. In deserto tu lava il piatto con sabbia, non scivola. Capito? Adesso faccio vedere se scivola o non scivola. Ecco, metto detersivo e questo appena tu tocchi, vedi qua, scivola! Adesso hai toccato il fondo. Adesso raccogli coach per coach qua. Sì, amico, sì. No, amica, sì, niente, amica, amica, niente. Amico, sì. E un, due, tre, quattro, otto. E un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok, ragazzi, basta. Va bene, arrivederci domani mattina. Sì, sì, sei brava, ciao, ciao. Ci vediamo domani mattina, eh? Ok, ciao, ciao, ciao. Oddio, è quasi mezzogiorno. Sbarbatella raffica. Guarda, sbarbato proprio di categoria, eh? Oh, salte dalla macchina! Abbiamo finito la benzina? No! Dio, com'è tardi! Oh, quando è troppo, non si può andare avanti così! Ah, eccolo là, finalmente! Oh! Eccomi! Ciao! Scusa del ritardo, ma sono rimasta con la professoressa perché non avevo capito una cosa. Ah, se si tratta di studi, non crearti problemi, guarda. La cultura è alla base dello sport. L'importante è partecipare. Mondi macchine che andiamo. Hai per cazzo chiuso la porta? Scusa. Scusa, un bel niente, scusa. Bisogna entrare in punta di piedi come fosse una chiesa qui dentro. Ma quale chiesa? Con tutta questa robaccia che hai messo dentro, sembra una bancarella. Ma non lo di neanche per scherzo, c'è solo lo stretto necessario. Ah sì? Anche questo leopardo finto dici che è necessario? Ogni volta che ci salgo sopra mi vergogno. Questo è kitsch. Tu entri nella macchina e dici Vogue casa, talmente arredata bene. Per esempio, guarda qua il verde ecologico. Il verde ecologico è una fichezza. Poi non so che ti posso dire, dietro non c'è il barbecue perché vabbè, non c'era lo spazio. Però ci sono i cervi con le corna che muovono la testa e dicono sia l'automobilista che vuole superare. E quando l'automobile passa fanno le corna all'automobilista. Ehi, attento, fermati! Oddio! Oh, questi sono i drammi della vita. Io lo sapevo prima di uscire stamattina. Non dovevo uscire, io lo sapevo. Speriamo che non si è fatto niente. Speriamo che non si è fatto niente. Dove? Mamma, è ferito? Carmela! Carmela, la macchina non si è fatta niente, siamo a posto! Ma va! Accidenti a te e al tuo macinino! Ma scalzone, ma è questo il modo di attraversare? Senza guardare neanche, pirata! Guarda, ehi, figlia, si calmi. Ti do un colpo di femore e ti levo di mezzo! Carmela, vieni lì, lascialo perdere! Lascialo perdere che c'ha l'età dei datteri, quel!
prima che se torti schisci come una mattonella e s'attende. Carmel, mondi in macchina, avanti. Lo scusi, sa. Ma state a casa vostra e ci venite a fare qui a Milano! Benedetto! Ciao, bello! Ti piace il nuovo grembiule? Fantastico, veramente, guarda, incredibile! C'hai pure lo sguardo di J.R. Senti, Dallas, dimmi che ore sono. Sono le 5 per un quarto. Ah, le 5 per un quarto. Dunque, dalle 2 alle 3 hanno parlato di politica. Dalle 3 alle 4 è scattato tutto il calcio, minuto per minuto. Adesso stanno parlando di donne. Ma fatti servire da me che di donne me ne intendo. No, no, per me è un culo più bello. Lo cinema italiano, o Otena Fenec. Ah, Fenic, Gloria Guidi, non mi fate ridere. Per me è il massimo, dei massimi, il non plus ultras, Salvatore e Ornella Muti. La Muti, ma che ci fai con sta Muti, perla? Ma se ci levi gli occhi, mi dici che cosa ci rimane a sta Muti? Con quello che ci rimane, lo saprei io che cosa ci farei. Sì, buonanotte. 5 meno un quarto. Puntuali come i Big Ben, state parlando di donne. Voi sapete solamente parlare di donne, politica e calcio, di nient'altro. Ma perché, c'è qualche cos'altro? Il festival di Sanremo. Ma va a fanculo, Benedetto. Meglio le donne. Lo so anch'io che è meglio le donne. E cosa siamo, culatton gelades, che non ci piacciono le donne, scusa. Però qui di donne che ne minca. È buona la merinca, ma di donne che ne minca. Senti, perché intanto non cominci a portare tua sorella Carmela? Che è tanto buona. Cos'è? È buona. Senti, piuttosto che portare mia sorella Carmela dentro questa fossa di terrongelli, io ci faccio fare la telefonista a Portobello, che quel Portobello è il massimo della depravazione. Senti, Benedetto, se ti diamo fastidio, perché non vai a rompere i coglioni in qualche altro bar? Magari in un bar che è frequentato solo da Polendone, eh? Senti, la conosci quella canzone di Fabrizio De André, quel che dai diamanti non nasce niente e dalle tam nascono i fiori? Beh, da questa testa di merda è venuta fuori un'idea. È proprio quel che farò! Cioè, adesso io ti faccio un quadro attuale della mia situazione familiare, no? Cioè, io sono figlio di un padre e ho anche una madre, una sorella più anziana di me di 2 mesi e mezzo, no? Non so come dirti, mio padre ad esempio è una persona che ha raggiunto una certa serenità, un certo equilibrio ultimamente con 25 miliardi in banca, no? Perché fino a una settimana fa ce n'aveva 24, l'ho visto un po' debole, cioè l'ho visto in sbattimento, poi si è ripreso in questi ultimi 7 giorni. Mio padre, come potrei definirlo? Una persona veramente diligente, educato con la gente, al mattino quando esce per andare in fabbrica saluta sempre la portinaia, no? Ecco, forse l'unico sbaglio che ha fatto in vita sua, no? E cioè l'unico errore che lui ha fatto secondo me è quello di avere comprato una Ford Fiesta. Una cazzata! Mart, perché non viene a bere qualcosa su con noi, eh? Uè, c'ha ragione. Dai, andiamo giù a spararci nel gozzo un bel drink. Dai, Lallo! Dai, Dodo! Sì, pronto? 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 Sono Battisti! Senta, c'è il primo gol! Attenda. Ragazzi, c'è qualcuno che si chiama Mogol. Conoscete un certo Mogol o Mogol? Mogol o Mogol? No, Mogol ha detto. C'è qualcuno qui che si chiama Mogol? No, non lo conosco mica. No, mi spiace, non è mica del nostro ambiente. No, sarà il solito scherzo. Sono io, Mogol. Deve essere senz'altro quel gran genio di Battisti. Cerca un cacciavite. Capri? Fa miracoli. Pronto? Sì? Assolutamente, ti stai sbagliando. Com'era vestita? No, guarda. Allora non era lei, assolutamente. Guarda, no, se era con un uomo ti stai sbagliando proprio, guarda. Se era con un uomo non è Francesca. Oh, è proprio lui, ragazzi. Tremendo, vai, vai. Lo catturo? E vai. Ma cosa me ne frega a me se era o non era Francesca? Forse Anna. E poi, guarda, Lucio, non fa niente. Vediamo se parliamo della cozza alla stazione, che devo prendere il treno delle 7:40. Ciao, bello. Scusi, ma lei è proprio Mogol? Mogol. Come? Mogol. Mogol o Mogol? Non... Mogol. Ah, Mogol, Mogol. Allora lei conosce quel cantante, Battisti, Lucio Battisti, sa?
Lo conosci? Conosci Schmidt e Wesson, quelle delle pistole? No. Schmidt e Wesson, con le camicia. No. Uguale. Chi è il culo dei due? Perché sa. Che a Battisti ci girerebbero i balzi se lo sapesse. Posso presentarle dei miei amici? Guardi, questo è Dodo. Ciao, Magol, come va? Un ragioniere. Ciao. Poi abbiamo invece qui Conan il Barbaro, come vedi. Salve. Molto dimagrito, sì. E tre belle galline, eccole qua, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, E quale affrontiamo per prima? E quindi abbiamo qui il sindaco di Cuneo, eccolo qua, Lallo. Nice to meet you. Cos'è? Beh, ma un certo momento, scusami, Lallo. Tu non parli mai, stai sempre zitto. Quando ti ci metti parli inglese. Ma l'italiano perché? Questo non capisci. Ma no, noi l'inglese lo parliamo da generatore in generatore. Proprio la nostra famiglia ha una predisposizione per le lingue. Ci vediamo stasera. Non credo. Mio fratello non mi lascia uscire tanto facilmente. Ma se gli dici che siamo fidanzati. Peggio. Se poi viene a sapere che sei pure meridionale, quello mi ammazza. Ciao. Ciao. Bella, 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 com'è bella, bella, bella. Oh, bella, buona, bella, bella, buona, bella. Bella, 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 come sei bella. Guarda come sei bella. Marone, ma questi con gli occhi fa scoppiare la televisione. Oh, Africa! Tu, Africa sei e Africa ritornerai. Non guardare la donna bianca, che quel potrebbe spur mia sorella. Marone, ma quella è mia sorella. Ma hai voluto andare in televisione al posto di andare a scuola? La festa è appena cominciata e già finita. Sergio Andrino. No, cazzi suoi. Buona bella palla. Venite avanti. Panoramica sul gruppo. Adesso prendi bene così. Fai dei primi piani. Poi piani lontani, piano. Fai tutto. Una panoramica così, piano ragazzi, così, benissimo. Ciak, va bene, basta così ragazzi, va bene, ok, basta. A posto, veramente fantastico, una ripresa eccezionale, è venuta una cosa. Mettetevi a posto anche voi, dai, riposo ragazzi, riposo. Rilassatevi i muscoli che si induriscono, riposo. Ciao. Ciao. Senti, scusa un attimo, posso parlarti un momento? Sì, sì. Cioè vorrei sapere così il tuo nome, no? Carmen. Come ti chiami? Carmen. Carmen, dunque, Carmen. C'avevo una zia che si chiamava Franca. Ti sta benissimo il nome Carmen? Cioè, ti si cuce addosso. No, perché sai, io sono un tale scout, no? Cioè, io da piccolino ho fatto lo scout, poi piano piano diventando grande sono diventato talent, no? Siccome c'è una televisione privata, un'emittente privata, no? Si chiama Telebassa Padana Canale meno 5. Il biscione maledetto, no? Sai, un emittente all'inizio, praticamente abbiamo solamente 300 telecamere, 4.500 microfoni, 4 milioni di lampadine, proprio l'emittente agli inizi che ho messo su col mio papà con le mance che mi dà, no? Perché mi do 1,5 miliardi alla settimana. Vieni mezzo. Se vieni su a trovarmi e magari dopo io ti lancio nel mondo dello spettacolo, no? Cioè, capisci? Ma perché? Tu hai delle conoscenze. Io? Rino, dice se ho delle conoscenze! Uè, Rino, sei diventato magro. Devi mangiare un po' di più. Ti vedo un po'. Ti si vedono tutte le pieghe. Ma certamente che c'ho con... Cioè, per farti un esempio. Tu conosci Mogol? Come no? L'autore di Battisti, no? Lucio Battisti. Sai quel cantante? Sono stato io che praticamente ho lanciato Battisti, no? Perché Battisti era un cantante piatto. Poi quando ho conosciuto me ha fatto... È andato praticamente alle stelle. Senti, facciamo una cosa se vieni su a trovarmi. Anzi, facciamo un'altra cosa. Vedi questo biglietto? È il mio biglietto da visita, no? Vedi, Max Bernasconi che sarai poi io. Via Bernasconi che è tutta mia, no? Numero 25, no? Se vieni lì io e se non mi trovi lì vai al 55, no? Che in 55 invece è dove c'ho la villa privata mia, no? Vieni lì che poi ti faccio fare il salto di qualità. Perché qualcosa c'è sotto, Cercando bene qualcosa salta fuori. Grazie. Ti faccio fare un film, non so, uno spot. Se per esempio hai urgenza di vedermi, vieni anche di notte, che tanto vivo sì, solo, sì. Ok. Ho poi capito. Ci penso io, Ciao. Perché sotto c'è qualcosa. La Madonna, se c'è, non ci fosse, ma qualcosa c'è. Se non ci fosse lo capissi. Avanti, entri che adesso facciamo i conti. Aiuto, mi ammazza, aiuto! Vieni qua. Aiuto,
Sta zitta! Sta zitta! Che ancora non ti ho sfiorato con un dito, cosa urli? Sì, lo devono sapere tutti che sei un selvaggio in terrone! Oh, terrone a me? È come dire a un necrette che è pallido! Ehi! Fermo, così butti giù la casa! Qualcosa devo pur buttare giù! Perché te c'hai le corna, vuoi buttare giù il palazzo? Ma parli te, che c'hai le corna che sono talmente alte che prendi pure con te le cornovaglia. Benedetto, ti sei fatto male, fai. A noi due adesso. Dimmi perché non sei andata a scuola e sei andata a fare l'odalisca. Perché io non voglio più studiare. Voglio fare l'attrice, la showgirl. Scusa? La showgirl. Vieni con me, cosa vuoi fare? La showgirl. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Te. No, 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 per carità. Prendi il coltello. Cosa devo fare con questo coltello? Viste che mi ha ammazzato moralmente, ammazzami pur fisicamente. E perché? Perché? Perché mi faccio un culo tanto quando il Duomo di Milano può mandarti a scuola e tu ti vuoi mettere a fare la... showgirl. La zoccola. Rispondo io. No, 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 rispondo io, è per me. E che cosa sei, una chiromante? Pronto? No, non sono Carmen, sono la sorella. Chi la desidera? Chi, Rosario? Rosario Laganà? Rosario Laganà, io non ti conosco, io non so chi sei, ma voglio cancellare con un gesto i sogni tuoi. Mocol Battisti. E Carmen non abita più qui, hai capito o no? Terzo mondo. Stracci il numero di telefono, passa e chiudo, Trinacria. Chi è questo Rosario? Avanti, non chi è so. Questo Rosario? Abbiamo dei sistemi molto convincenti qui a Milano per far parlare, chi è? Rosario, è il mio ragazzo. E che cosa fa di bella, eh? Lo spacciatore di droga? L'assassino? Il rapinatore? No, il ballerino. Ah, peggio che andare di notte. Il ballerino. Sì, perché? Da oggi qui non si balla e non si canta. E chi lo dice? Minreitano. No, basta, sono una donna, non sono una santa. Giglio Cinguetti. No, Rosanna Fratello. Azzo, sbagliato. Certo che è sbagliato. Perché la tua mentalità da terrone troglodita che ti fa sbagliare. Adesso hai toccato il fondo. Adesso faccio come i Big Ben. Dic stop. Dir terrone a me è come dire a un galletto da combattimento che è un cappone. Al galletto ci girni balla. Da oggi basta. Chiuse in casa a studiare, ti tolgo tutte le tue voglie. 7-8 anni in casa a studiare. Ma io ho il diritto di amare. No, tu non hai l'età per amare. E questa volta non mi sbagli. Gigliolo Cinguetti, tiè. Avanti. Avanti, avanti così, destra, destra, avanti, ale! Oh, leva le mani dalla macchina! Ale, ale, lasci pure le chiavi, che qui non toccano niente! Arriva dottore, opla, più veloce della luce, opla, ale! E me ne hai visto che razza di macchina è questa? È un 128, bella macchina. Fossi scemo, questo non è un 128 normale, questo è un 128 Krups. Bella carrozzeria, resistente. Leva le mani di qua che m'appanni tutto. E l'andenne qua, sta attento che frecano. Questa che è la zona di ladruno. Dottore. Questa è una zona che frecano. Ma lei lo sa come mi chiamano a me nella malavita? Come la chiamano? Me chiamo un stecca. Per via del biliardo? No, per via della gamba, pirla. Senta, questa macchina qua va guardata a vista. Stia attenzione. Tranquillo, ho guardato tante di quelle macchine in vita mia che se chiudo gli occhi, sa cosa vedo? Cosa vede? Cosa vede? Macchine! Se chiudo gli occhi non vedo una Madonna, pirla! E allora apriamoli per guardare bene la mia macchina. Ma vada via, ciao! Mi, vuoi fare un bel bianchino, pirla! Le ho fatto una cosa grossa, guardi, è il massimo. E tira su? Altro che se tira su. Basta così. Allora, cosa dice? Tira su. Cosa c'è, avvocato? Qualcosa che non va. Quella, ma perché avete messo la moquette anche al soffitto? Senta, devo mettere sul conto. Ma sì. Pensa che mio padre mi ha regalato una Rolls Royce che l'ho cambiata dopo due giorni perché c'è dentro un graffio lungo così. Dentro il cofano c'aveva una 500 coupé, no? Poi c'aveva internamente un orologio col cucù che faceva cucù cucù. E poi c'era anche il volante, quanto però costa? In più. Quanto costava? Ma cosa 75 milioni di dollari, eh? A me che c'era compreso il portabollo. Era speciale, era fatto tipo... Tremendissimo. Ma... Ma che macchina è quella? Guarda lì che roba. Uè, ma è una roba dell'altro mondo. No! Ma secondo me è un salmone su quattro ruote. Come un salmone su quattro... Sì, un salmone su quattro ruote. Dimmi un po' adesso, Mogol, cioè secondo te, pensa un attimo, no? Tu che sei uno che sei intelligente, che ultimamente hai anche sfornato delle cose che sembrano giuste. Secondo te, uno che va in giro con una macchina così,
Non è un merdone, è un merdone secondo me. E il colore, va che colore! Sembra vomito di ciuco. E io che schifo. Secondo me deve essere Dunter Rosso. Senti, ma tu non parli mai quando parli di ci stronzate. Continui il tuo personaggio, dare a me. Ragazzi, cosa vogliamo fare? Uno, due, tre. Tu! Uè, sputa anche te, uè, Ricciolino, sputa, Mogol. Posso sputare? Vai, vai, partecipa anche tu. Cacchio fai? No, pulisci, sai com'è? Così dopo lo sputazzo si spande bene. Dai, dai, no, 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 dai, dai, avanti, su lì, sul dromedario, lì. Pronti, uno, due, tre. Il vento, c'è il vento che soffia da questa parte. Senti, Max, che cos'è che vogliamo fare col Roof Garden? Il Roof Garden lo buttiamo nel roof. No, 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 no. Lo vuoi fare te? No, fallo te, vai, che sei più forte di Giardino. Allora ci penso io. Vai, Dodo, distruggilo, dai, che tanto non ce ne sono che ci vede. Dai, 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 dai. Dai, mettilo qua, mettilo qua. Ma buttalo via. Uno, due, tre. E il vento, c'è sempre il vento, non è colpa mia. Che libido. Ah. Oh, che belli! Lo zoo! Ma che bellini! Lo zoo, simpatico! Vai, prendili! Aspetta che faccio il safari, vado! Prendili! Uè, Dodo, con te i cervi sono tre, ti mancano le corna, ti mancano! Portali via! Che carini! Che mettili belli, sul muovono testo, anche vediamo. La testa! Pronti? Uno, due, tre! E ancora! E la bora, qua è come Trieste, c'è la bora a bora! Spostati qua allora, no? Uè, Max, guarda che c'è la canna da pesca, vogliamo farci un belluccio. Dai, 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 no, dai. No, 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 dai, 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 sì, anche l'esca. No, 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 c'è anche l'esca. Sei pronto? Vai, no, no, aspetta un momento. Lascialo qui, lascialo qui, così. No, no, ma qua le luci, no. Uno, due, via. Sta fermo, che sei in quel parcheggiatore, un balordo, uno della malavita. Ma quale malavita? Quello lì è della dolce vita. È lo stecca, è sempre dietro a ciucciare al bar. E allora spacco, va, che ti frecca. Se devi pescare il luccio. Signore e signori, signori della corte e signori giurati, in qualità di presidente, io decido che quest'automobile di merda deve essere assolutamente distrutta. Bravo, facciamo il processo. Lei, Dodo, sarà il pubblico ministero. Lei, Lallo, invece il pubblico registro. Senti, scusa, posso fare l'avvocato difensore? D'accordo. Allora scendo dal parapetto lì che sfondi tutto. Obiezione respinta. Ma si va a fare lo spacco sta macchina di merda, va. Vostro onore, dica. Propongo ecatombe di leopardi. Accolto, faccio. Cos'è, caccia leopardo? Silenzio, avvocato, parlerà più tardi. Lei parlerà più tardi. Forza, tiri e strappi. Con calma, c'è tempo. Cancelliere, scancelli quell'immaginetta davanti. Sì, vostro onore. La distrugga. No, almeno i santi, no. Zitto, avvocato. Per i santi. Serve altro, vostro onore? Il paraurti, distrugga il paraurti. E ora lei. Ora tocca a lei. Accechi l'imputato. Occhi che non vedono, cuore che non soffre. Signori, ed ora il colpo di grazia. E quello voglio darlo io. Obiezione, posso? Me la facci distruggere a me. Giudice, me la facci spaccare tutta qua. Pum! Questa fetenzia di macchina, questa schifezza. D'accordo, obiezione accolta. Distrugga pure questa macchina. Ma si ricordi che i rottami del cadavere deve portarli a me. È chiaro? Ci penso io proprio, ma la faccia a pezzi. Ci porto proprio i frantumi della macchina, ci porto. Il processo è chiuso. L'udienza è chiusa. Andiamo, ragazzi, dai, andiamo. L'udienza è chiusa. Oh. Dai. Poi hai visto, forte questo qui. Sembra dei processi americani, per rimeso. Hai capito? Ma cosa fai, piangi? Io piango. Ma va, deve essere lo sputo che ha fatto i giri. Perché dovrei piangere? Questo è sputo, è sputo. Diamo, diamo che sta arrivando gente, sì, dai, sì, diamo, diamo via, diamo via. E la bella gigogi, la se spara, gioi bianchi. Oh la madonna, che disaster. Occhio. 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 Karate o evitare il terrone? Gamba da fuga rapida. Io. Rita, che bella che sei, ma come sei carina, Rita. Lo fossi, ma dici lo fossi, proprio molto carina. Allora sorridi, fai un bel sorriso, muovi la testa così, brava, molto bene, benissimo. Ecco così, adesso fai un salto, fanne un altro, fai la riverenza, guarda in su, guarda in giù,
e dai un bacio a chi vuoi, tu, cioè, a chi daresti un bacio? Adesso non è che io bacio tu in una situazione così? Ma non so, a mio nonno. Logico, perché praticamente il nonno ti ricorda l'infanzia quando davi dei bacini, ma in una situazione così non è che voglio influenzarti, ma a chi daresti un bacio? Non so, pensaci un attimo, così siamo qua noi, a chi daresti un bacio tu? A mio zio. Senti una cosa, vieni un attimo vicino, vieni cara, vieni vicino. Va. Sai che tu da qui a qui sei tale quale uguale a Loretta Goggi. Uguale! Canti tu? No, veramente no. Meglio, molto meglio, molto 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 meglio. Però posso ballare? No. Senti, io invece vorrei cucire addosso un personaggio. Sexy magari, un personaggio sexy. Ma non quel sexy sputanante, capisci? Cioè quel sexy volgare. Cioè un sexy che abbia un certo contenuto, che mandi dei messaggi. Cioè un personaggio sexy che abbia certi contenuti, no? Fammi vedere un attimo i tuoi bei polpacci. Fammi vedere i tuoi bei polpacci. Più su, cara, più su, molto più così. Su. Ma non va bene, mi fai vedere le scarpe. Ma no, non così, più su, non siamo mica vigivano. Bel canapa, bel canapone. Ma che fai? Che bel canapone. Senti, Rita, scusa un attimo, qui scatta la molla, perché qui scatta la molla. Dunque, io vorrei proporti una grossa idea, una grossa idea, che a me piace. Non so se a te piace, ma a me piace moltissimo. Andiamo giù un attimo nel mio privé? Io veramente avrei un appuntamento. Lo so, ma giù ho dei vestitini che puoi provare, perché a un certo momento tu, quando sarai... Cioè, vuoi venire un attimo insieme a me giù? Vieni? Veramente non posso. Ma vieni, lo so, non lo sapessi, ma lo so. No, perché vedi, al momento giusto io ti pompo. Quando sarà il momento che io ti pompo, vai pure avanti tu con gli spot e continua pure. Vieni, cara, vieni pure, perché io ti renderò ricca e poi famosa. E ad un certo punto le tue amiche per invidia faranno... Poff! Scoppieranno tutte! Un successone, vedrai. Adesso scendiamo giù che scegliamo un vestitino, eh? Deve starti benissimo addosso a pennello. Ma io veramente ho un appuntamento. Ad un certo punto, ragazza mia, cosa ti devo dire? Vai! Non posso mica trattenerti. Non sono mica qui a trattenere la piccola gente. Peccato perché ho già parlato a un mio amico. Vabbè, pazienza. Dimmi. Lo dico? Non dovrei neanche dirtelo. Vai, vabbè, ciao, ma che sono qui ormai lo dico, dai. Mogol, basta un po' più, basta un po' più. Non hai capito? Vabbè, dai, ripeto. Mogol, basta, non parlo più. Vabbè, ciao, grazie, arrivederci, avanti un'altra, ragazze, via. Veramente hai parlato di me a Mogol? Io? Se ci ho parlato, non ci avessi parlato, ma ci ho parlato. Sai, Mogol e io siamo proprio amici. Senti una cosa, c'è mica un'amica tu? Sì. Ce l'hai un'amica? Sì, no, perché siccome questa sera ti sfigo, no? Io vedo Mogol. Allora, cioè magari io, tu, Mogol e con la tua amica vieni fuori insieme, andiamo al ristorante, no? Mangiamo, beviamo, ci divertiamo un po' così, no? Così almeno tu conosci Mogol. Perché a un certo punto bisogna creare il lancio bene, cioè capisci? Perché prima ti pompo io, dopo ti pompa lui. Cioè bisogna fare le cose fatte bene, perché non si può inventare niente nella vita. Cioè capisci? Tu ti chiami? Rita. Ah, già me l'hai detto Rita, sì esattamente Rita. Io ti vedo già Rita, eh. Ah sì, ti guarda, ti vedo con un fascio di luce addosso. Tutti i ballerini in fila e tu prima donna che sfondi così lo schermo, vai avanti e vai. Ah, e tutto il pubblico Rita. E poi a un certo punto arriva il partner, eccolo qui, il partner, il tuo partner che si avvicina a te, ti prende e stringe, sì. E stringe, oh come stringe, non stringesse ma stringe. My wife has also been buying some new clothes this week. She's bought herself a fur coat and really man's sweet. Così mi piace, vedi? A studiare senza tanti grilli per la testa, senza andare in giro per questa Milano violenta e assadanata. E poi in bella compagnia, cosa vuoi di più? Ah, io? Niente. Ci sono, finalmente ho capito. Ci sono, ho scoperto chi sei. Guarda, ci ho pensato, ci ho ripensato e mi sono detto, questa la conosco, Boderek. Ah. Tale quale Boderek, guarda, spiccica, due gocce d'acqua. Ma Boderek è bionda. È bionda? Strano. Si vede che Boderek è tinda. Forse. Anzi, senz'altro è tinda, eh. Ti dirò di più, Boderek è tinda. My wife has also been buying. Meno male non ha capito niente. Furbo, eh? Libidine, io quella me la farei. Perché? La Boderek no? No, quella è tinda. Tac. La. Oh.
Benedetto. My wife. Is also. Yes. Wife. How are you? Very well. Yes. And. Come hai detto che ti chiami? Non l'ho detto. Strano che non. Si chiama. Rosanna. Fratelli? No, Boratti. No, dicevo, hai fratelli? No, figlia unica. Ah, meno male. Io adesso devo proprio scappare, perché far aspettare va bene, ma esagerare mi sembra troppo. Voi mettetevi sotto a studiare, che se fate le brave vi porterò fuori a mangiare una bella pizza. Contente? Oh, e se sarete promosse, un bel regalo a tutte e due. Ciao, sbarbatelle! Betty goes to Brighton. Ma quanto starà fuori? Abbastanza. Io spero 3-4 ore. A mia sorella non ci regala niente, ma alla mix so io cosa ci regalo. Anche a me! No, tu no! E perché? Perché sei un orecchione! 500.000 lire è un furto. Oh, ma che furto? Ma questo è uno spettacolo di macchine, ma stai scherzando, stai? Ma la vedi come bella? Ma io ho detto che la voglio solamente affittare, mica ti ho detto che la voglio comprare. Ma se vuoi affittare una macchina d'antiquariato devi pagarla, non la vedi? Ma non è neanche rossa shocking, non c'ha neanche i cervi, no, no. Senti un po', vuoi risparmiare? La Radio FM ce l'ha! Io c'ho una Dufin, se ti interessa te la do. No, la Dufin no. Io c'ho bisogno dello scoperchiamento. Io c'ho bisogno che la gente strabuzzi gli occhi vedendo le sbarbatelle che porto, mentre io scorazzo per le strade con la radio accesa, giusto o no? Uè, te marocchino, fammi lavorare, vai, vai. Attento che mi cazzo come cammello, sì. Stai molto attento, sì. Eh? Guarda che questo è il mio gorilla, segretario, cammelliere e autista. Sì, ma tu mi devi presentare tua sorella. E non contraddirlo più. Oh. Fai guidare questo qui. Questo è nel deserto. Dai, cacci i soldi che andiamo via. Cosa ci dobbiamo dare? Allora, muoviti, che andiamo. Ma sono le ultime che ci rimangono, sì, scusa. Sì, vuoi che ce le diamo? Sì. Te, 500.000 lire a questa faccia da fetendo ladro. Grazie, grazie, a me Luke sei fantastico, vedi, capisci quali sono i miei interessi e i miei scopi nella vita. Mi piace farmi vedere sulla macchina scappellata. Quella, ma sapete che su questa macchina fate proprio un figurone, ve lo dico. Dai, muoviti, me, forza. Dai, cosa aspetta? L'autista? Ma l'autista sei tu, muoviti. Ah, sono io l'autista. Oh. Tu devi capire che devi guidare la macchina, mi allazzo e la gente ci guarda. Mi raccomando, stai attento ai freni, eh. Forza, fiata alle trombe, Turchetti! Allora che si va, via, frusti cammello! Ma la patente, a te chi te l'ha data? La scuola radio elettra marocchina! Quando mi presenti tua sorella? Senti, primi il dovere e poi il piacere. Hai detto che facevo l'autista, mia sorella te la presenterò dopo. Forza, andiamo avanti che poi te la presento. Oh, io ho una parola sola. Bella, buona, balla. No, balla, bella niente, mia sorella è bella ma non ballo più perché adesso va a scuola. E di lingue, basta. Anche arabo? Sì, anche arabo. Dai, muoviti, muoviti che ci aspettano le ragazze. Dai! Quali ragazze? Anche per Amalux? Senti, adesso guarda che avverte mia sorella e ce lo dico, eh? Che prima ancora di metterti insieme a lei ci fai le corna. Oh, dai, vai, vai che dobbiamo andare a cena. A cena? E chi paga a cena, scusa? No, non ti preoccupare, la cena la paga Max. Qua, fuori di fa, avanti indietro, se sapevo t'affittavo un cammello, t'affittavo. Max, lo conosci, il magnaccio della televisione? No, non conosco, cosa vuol dire magnaccio? Il magnaccio, no! Ti spiego, c'è il magnaccio che... C'è il magnaccio che è quello che... Non so, c'ha i pozzi di petrolio... Ho capito. Cioè, invece c'è il... Il magnate che è quello che c'ha le zoccole che lavora. Ah, come mio zio Cavour che ha 5.000 troie! Ah! Sì, esatto, come tuo zio Cavour. Mago, ciao! Max! Oh, Max! Andiamo, dai! Su, andiamo! Andiamo, ragazzi, dai, visto che macchina. Ma è così ricco, Mogol? È così ricco, è ricchissimo. E poi è uno che vuole sempre pagare lui. Pensa che non ho neanche portato dietro i soldi io. No. Niente. Max! Quella! Dodo, Lalo, due culatoni, ho messo. Tu non guardare le galline, le belle galline, dopo ti spiego. Lascia fare, lascia fare. Senti una cosa, dove lei che è andato? Al Pugni di Bal, un ristorante molto bello, divertente. Dai, andiamo, Max, forza! Wow! Il Bal non aveva mica chiuso. No, no, ha solo cambiato gestione. È personale francese, un locale molto esclusivo. È davvero chic. Sai che sorpresa. Uè, ragazzi, vi dico una roba che è molto importante. Preparatevi a dire delle belle parolacce appena entriamo al ristorante, eh? Ma perché? Che genere di ristorante è? No, perché è un ristorante che si mangia casalingo, roba buona, roba genuina. Però l'unico divertimento che c'è lì è che i camerieri ti trattano una parolaccia, ti capisci? Ah, puoi rispondere? Sì, cioè, appena entri, no? Anzi, preparati anche posso tu a dire qualche parolaccia. Posso dire culo? Sì, sì, dillo pure, però, senza sputtarmi addosso. Max, è il suo unico difetto. Questa qui bionda ci ha fatto un provino in televisione, è venuto bene. Che galline di categoria, ma dove l'hai pescata? Invece quell'altra qui mora, l'ho preso alla centrale del latte. Fai vedere? Fai vedere la centrale del latte? Fai vedere.
Che centrale del latte. Autoclave. Ehi tu, Begum. Che centrale del latte. Poi guida piano, guarda avanti, perché voi, stranamente, marocchini, avete una sensazione particolare e vi emozionate subito. Vai piano, Begum. Non dar fastidio a Begum. Guarda la fossa dei fetendi, guarda che facce di merda che c'hanno, guarda, guarda. Salve, faccia da culatoni. Dai, a me non stici qualcosa pure lì, dai. Posso dire che... Sì. Marocchini! Ma è scandalo, prego signora. Minù, non si fa così, sì. E scusa, è vero, come io. Vedete tutti, c'è gli scorreggioni! Scorreggioni! Sì! Scorreggioni! Merda di cavallo! Prego, fuori! Conto! Che vergogna! È una vergogna! Prego, prego, mi siamo gol da questa parte, prego. C'è stato un equivoco. Minù, la colpa è mia. Avrei dovuto informarvi personalmente del cambio di gestione. E scusemua. Di niente. Per di qua, prego. C'era, buon appetito. E sì, qui Rita, starete più pure. Tranquilli. Dammi il mantello. Grazie. Grazie. Tenga. Tenga pure, grazie. Messie? E sì. Vediamoci. Scoppio la testa. Garçon, alle hop. I signori vogliono mangiare la carte. Ma perché la pasta non c'è? Ah, la carta, menù no, menù. Ah, menù per tutti. Menù per tutti. Cosa vi faccio servire? Ma direi che sono loro che devono decidere. Le signorine, cosa volete ragazze, cosa volete? Ma non so, tu cosa prendi? Non saprei. Ordina qualsiasi cosa, vedi tu, scegli pane, burro, marmellata, cioè qualsiasi cosa. Va bene, allora io prenderei delle ostriche. Convien? No convien, ostriche. No convien, ostriche. D'accordo, d'accordo. Ma questo da dove viene? Dal Camerun? Una dozzina va bene? Eh no, siamo fuori, eh. Eh no, proprio fuori. Senta, faccia così. Facciamo 10? Anzi no, 12. Faccia 12. Una dozzina? 12 dozzine. Se i signori permettono, costano 40.000 lire la dozzina. Non pensare a quel che costano, tu devi portare le ostriche qui e basta, scusa, non abbiamo problemi. Senta, di soldi, ci guardi. E non fiati. Guarda l'abbigliamento, secondo lei abbiamo problemi? Sento una cosa, scusi, ma dentro queste ostriche, venga vicino, ci sono le perle? No, messie. No, ce le metta, diretta a me, ce le metta. E pourboire? Pourboire? Menù per menù, tutti. Abbiamo detto menù. Lei ha proprio voglia di jouer. No, guardi, jouer mi dà la testa. Io voglio bere lo champagne. Lo jouer non mi interessa, champagne. Ah, bon. E a lei invece cosa serviamo? Ci sono pesciolini? Oui. Pesciolini piccolini? Oui. Come? Beh, porta citriolo, isolata e chinotto. Chinotto? Ciao. Bello, come sei bello tu, maestro, piccolino mio. Ti stai sbagliando, che hai visto non è? Non è Francesca. Hai visto che hai imparato la lezione. Ma insomma, quando è che gli parli di me? Ma Pulcino, ma lasciami fare, ti dico lasciami fare. Se io a un certo punto ti dico lasciami fare, non devi preoccuparti. Lasciami fare. Ragazzi, mangiato bene, ci siamo rimpinzati, abbiamo bevuto, messie, mangiato... Una sì, dica, che... l'addition, il conto. Ah, ecco, bene, 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 serve. Benissimo. No, 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 pago io. Lascia fare a me, ho sempre pagato io. Ma vai, guarda che qua ti tagliano le campe, qua cosa? Ti tagliano le campe. Lo so, non lo sapessi, ma lo so, ma lascia pagare a me, ho sempre ma pagato no, io. Ma no, guarda che qua tu entri come per i messi, ne esci come ai ronzai, talmente ti tagliano le gambe, so carissimi. A questo punto ti dico una cosa, paga tu, poi ragazzi, paga lui. Oh. E allora sa che ti dico? Tagliamo la testa al Torello. Te Amelux, paga tu. Andiamo ragazzi. Ma io non ho soldi, come fuori, faccio dai, a pagare io? Mi macchina. Avanti, qui taglio testa marocchino, no Torello, scusa. Ma io non ho questi soldi. Chi ha mangiato 5.000 ostriche? Chi ha mangiato 5.000 tortellini? Non cosa so. Posso fare? Guarda, dai, prendi Mino. Questo. Dai, 3 milioni, 50.000 lire.
25.000 lire, 50.000. Sorella bella, buona, balla bene, balla, balla. La signorina. I signori desiderano? Desiderano mangiare la gatta? Cos'è? Ma questo è arabo. Alto un momento. Allora, visto che Milano è una città cosmopolitanga, ci abbiamo il traduttore. Aspettate un momento che chiami il traduttore. Un momento. No, ci vale chi mi tagliati perché ho luci malagani. No, non vengo più con te, tu mi dai. Vieni qua, che cosa ho fatto? Dove scappi? Vieni qua. Guarda che spiegati almeno. Tu vengi a far figo, eh? Tu vai con Dario, tu vengi a mangiare confetti, tu vengi a mangiare 5.000 ostriche e io ho lavato 5.000 piatti per te, 5.000 piatti! Basta! Cosa fai? Alzi la voce? Sì, alzo la voce. Allora adesso mi dai nome, cognome e indirizzo che vado all'ufficio immigrazione. Dimmi dove hai piantato la tenda. Non fa questo, pesciolino. Non fa questo a me, pesciolino, che mi mandano in Marocco in Tucul. Non fai pesciolino questo, prego. Allora, vieni di là che ci sono, sì, dei marocchini. Cosa c'entra marocchini? Devi fare da interprete. Oh! Cosa è successo? Quando sento marocchini mi viene il cuore, mi batte, vedo cammellini, vedo deserto, vedo tutto. Io non posso vedere marocchini, mi batte il cuore, scusa, eh. Scusa. Ma che non puoi vedere i marocchini? Ti aspetto di là, dai. Lascia Mark di lì, no, perché ci vedrai. A me la marocchina mangi! Allora, cosa ti hanno ordinato? Ho capito, calma, ho capito tutto! Loro due non mangiano, lui mangia un'oliva! Come un'oliva solamente? Qua sono in tre, un'oliva! E lasagne! Ah! E anche... Come? Marocchino fetente, guarda che sciamba la lasagna che mi hanno fatto per colpa tua! No, no, non è colpa mia, io non ho fatto questo! Vieni qua, no, vieni, non qua, mi dire la lasagna! Che non sei altro, dove scappi? Non mi dire questo! Io non conosco quelli lì! Io non conosco quelli lì! Quelli sono marocchini! Sì, ma marocchini del sud! Io non capisco il loro dialetto! Quelli sono talmente del sud che sono negri! Io non conosco questi marocchini! Terrore che non sei altro! Leva le mani di lì, leva le mani di lì, che è automatica, non vedi che è americana questa, leva le mani. Perché mi gridi sempre, non tocca qui, non tocca là, non fa questo, perché non fa quello? Perché te lo meriti, ecco perché. Oh. Allora mi presenti tua, no, sorella? No, ci vuole tempo e calma per queste cose. Perché? Perché non posso andare da mia sorella e dice Manding che ti vuol conoscere. Scusa, poi con tutte le donne che ci sono ti presenta mia sorella, non ho capito. A me le donne non mi piacciono, mi piace il Marocco. Come non ti piacciono le donne, oh? Non mi piacciono, mi piace tua sorella, mi piace. Come non ti piace? Come fai, scusa? Lunedì lavoro come un negro, martedì lavoro come un beduino, mercoledì lavoro come un marocchino, giovedì lavoro come un cretino, venerdì e sabato come uno stronzo, e domenica? Lavoro nero. Sì. E cosa fai? Pulisco i vetri dei grattacieli di Milano, Pirelli, e pomeriggio lavo le scale. Azza, a te Kundakind ti fa una pippa proprio. No, quella me la faccio io. 8. Vabbè, va, dammi uno strappo, fai in fretta, va. Metti in modo sto motorino che l'avrai rubato senz'altro. Dai, così, veloce che c'ho fretta. Dai, giù da cavalletto, giù da cavalletto. Attaccati forte, attaccati forte, fai tieniti, fretta, eh. Dai, fai una cosa veloce. Più veloce, veloce della luce. Vai piano, questo è come cammellino, eh. Questo è come galoppo di cammello. Sì, questa è serenata da cammellino triste, fallo nel deserto, va. Ah, oh, guarda che questo è un po' sfettente. Ancora qui state? Sì, siamo rimaste, sì, vabbè, a studiare. Non si può, sono giorni e giorni che state studiando, siete sempre sopra i libri. Guarda come vi siete ridotti, guarda che occhiaie. Sì, forse abbiamo esagerato un po'. Ci crede, è mezzanotte passata. Dio, com'è tardi, scappo. No, no, fermo, fermo, dove andate? Ti sto qui a fare il cidone, secondo te? È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte e pericolose. E allora? La tua amica allora l'accompagno io. Elementare, Watson. Oddio! Prego, Rosanna. Carmelo, non mi aspettare, vai pure a dormire. Oh no.
Sen discusso se la macchina è congiata da sbattere via, ma dopo l'ultima corsa che ho fatto si è spaccato tutta la... Fai le corse? Spiego. Sto cazzo, gente svuotata alla morte, spezzando dei pericolo. Oggi ci sono, domani non ci sono più. Parti? No! Hai detto che... No, nel senso che la nostra vita è sul filo del rasoio. Sa, sei con la vettura che stai facendo una curva e non so, la curva è una sorpresa. C'è un dosso, un burrone, una trattoria. Certo che è dura vivere per morire. È più dura da quando sono incontrato te. E io che c'entro? Tu c'entri. Una tua parola e lasci le corse. Chi tace acconsente? Dai, allora guardi il premio del vincitore. Dai, approfitta dell'occasione. No. Guarda che torna alle corse, eh? E tornaci. Ma allora sei gnocca, eh? Ma non i guerrieri della notte! Venite fuori, ragazzi, che ne ho beccati due. Che fila questa? Oh, ma... Ciao, perché? Oh, ridammela la porta. Porta indietro la portiera. Dovuta... Ridammi la portiera! Ehi, Pirla, fai scendere la gallina che abbiamo voglia di giocare. Levami le mani di dosso. Ho detto levami le mani di dosso! Oh! Altrimenti? Altrimenti mi girano i ball. E se mi girano i ball divento cattivo. Infatti ci stiamo cagando addosso, vero ragazzi? Adesso date la seconda guancia, eh? Adesso basta. Ah, sì. Vediamo un po', eh. Questi li ho stessi, adesso stendo pure te. Non c'è due senza tre. Dai, vieni ragazzi. Qua, fettente. Vieni qua, dopo credo di scappare. Oh! Vabbè, non discutiamo, fate come volete le centrali nucleari. Bella, fuori, fuori, bella, fuori. Ragazzi, vi è andata male. Io sono un uomo. E tu, culatone d'un culatone, vai con gli uomini. Mi fai schifo, mi fai... E adesso, due sono le alternative. B, sceglie. Domani ti carico sulla feccia del sud e ti rimando in Puglia. Piuttosto che tornare giù, mi ammazzo. Fai come ti pare, tanto ti ammazzi tu o ti ammazzo io. Ti sei mai ritrovato in un cespuglio di cazzotti? Santa madonna, che mal ne ho preso dentro il ciganduzzo, pieno di livido dappertutto. Ricordati che mi avrai sulla coscienza. Meglio sulla coscienza che in mezzo ai ball. Guarda che come arrivo giù io mi sparo. Allora metti il silenziatore alla pistola, perché quella mamma è debole di cuore, si spaventa. Buon viaggio, sparpatello. Non vi accompagno, ma dovete capire, siccome Milano carenza di parcheggi, no? C'è molta carenza. Poi ho paura che magari mi portano via la macchina. No, non ti preoccupare. Allora c'è... Tanto c'è Giovanni. Battista, si chiama Battista. Giovanni Battista. Babbo. Figlio. Oh, babbo. Mi raccomandi, almeno una volta la domenica vieni su a trovarmi. Senti, babbo, se posso vengo, ma non ti prometto niente. Posso dirti una cosa in un orecchio certo. Privato? Dimmi. Lo so, non lo sapessi, ma te lo dico so. Per te, se non lo sapessi che lo sai, non ma lo dicessi. Ma l'ho sempre saputo, su, cara, andiamo. Un attimo, vengo subito. Mi raccomando, fai il bravo. Lavati i denti. E non farti sempre lo shampoo, anche ti cascano i capelli. Vestiti in maniera un pochino più decente. Sì. E Sergio, non farlo andare con le altre. Mogol! Oh, Mogol! Mogol! Max! Vagabondo Max. Senza meta, ciao! Fantastico! Ciao! Come stai? Bene, che gallinano di categoria! Sempre con gallinelle di primissimo, sei! Ma sei pirla, questa qua è mia mamma, ma non dice menzo, tua mamma, adesso devi trovare la scusa con me, col tuo amico, col tuo amico della Belle, secondo te metti back dentro la vostra situazione? Allora beh, mi offendi anche, scusa. E stai attento a Sergio, mi raccomando. Ciao, bella gallinella! Categoria! Ma no, gol! Ma sei che un tua mamma storia, è tua, ma scusa. Dai. Allora, ti spiego una ma roba. Ma mi devi prendere allora, in giro a me. Larga tua l'orecchio. Mamma.
Allora, attento, eh. Quando a un certo punto una persona diventa anziana, no? Specie donna, che c'ha anche il grano, a un certo punto che cacchio fa? A me me lo domani. Per ringiovanire. A me mi domandi cosa fanno. Si fanno il leasing, si tira tutta la pelle così, no? Eh sì, perché diventa più giovane. Adesso mia madre ci ha proprio detto basta, basta con leasing, perché a furia di leasing, 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 tira, tira, dopo diventa piccola così. Una nanetta. Una neonata. Sì, per dimostra una vendata. C'ha tua mamma. C'ha 60 anni. Ma va, non di neanche per scherzi, c'ha 20 anni. Che cacchio fai qua? Niente, mi sono informato che c'è un treno che parte alle 7.40. Parti, te la svigni, eh? Weekends. Cosa fai, cosa? Weekends. Weekends. Venerdì, weekends. Sabato e domenica, weekends. Io invece sto organizzando un party. Anche tu? No, no, un party, cioè un ricevimento, capito? Con confetti, ananas, arance, una legumi, festa, capito? Una sì, una festa. Anzi, volevo chiederti un piacere, se posso. Un piacere se a posso me. Dirlo, a me ne puoi chiedere certo 100. Chiedi no, 150 ci contavo, ci contavo. Piacere a me. Quel tuo cameriere lì, quel Begum. Amelux, schiavo negro. No, perché mi serve per servire in tavola, hai capito? Cioè voglio dare un certo tono. Io lo pago, Mi offendi? Guarda che radice mie lo gestisco io. Ah. Quella è schiava a me, bah. Ci faccio fare quello che voglio io. Per cui guarda, c'è solo una cosa. Devo venire anche io alla festa. Sì, vieni, vieni. Venga io alla festa perché... Alla festa ci sono delle belle galline. No, io vengo alla festa perché... Ti ho dato un bacio nel tuo culo, ha, tu buca. Dai forza, dimmi quello che devi dire. Dai forza, parla. No, niente. C'è il mio amico quello che c'ha la TV. Il magnaccio. Ecco quello, no? Ha detto che c'è una faccia interessantissima. Ha detto che sei la neccativa di Rodolfo Valentino. E vuole farti fare una cosa in televisione. Questo mi sa che è in culatina questo. No, sì, assolutamente, assolutamente, guarda, ti garantisco io. Niente, no, vuol farti un provino. E pensa se diventi famoso, mia sorella Carmela impazzisce. Impazzisce! È in culatina questo. No, ti dico di no, non è un'inculatina. Lo so, sì, no, sì, guarda, no, no. Tu devi portare i tuoi cosi di lavoro, i tuoi abiti di lavoro. Perché devo portare questo? Perché devo portare? C'è una sceneggiatura su Andreotti. Il cammello italiano? Sì, allora serve un marocchino che guidi il cammello. Marocchino io? No, io non guido cammello. Tu ti sbagli, io non guido cammello. Cammello mi ha dato calcio qui in faccia. Non ho capito niente, 3 anni. Io non guido cammello. Io vado via. Sorella, no, bella, buona, balla bene. D'accordo? Questi parti mi mettono sempre addosso una tale frenesia. Dunque, tu ti chiami? Begum Agadid Amelux. Begum, ah, bene, Amelux, Begum. Amelux. Molto bene. Ricapitoliamo tutto. Questa sera noi abbiamo qui la crema, hai capito? Bene, sì, crema. La torta. Ma no, la crema milanese, l'alta società. Il panettone. Dunque, viene servito questo qui come primo piatto, subito, eh? Viene dato così. Questo qui dopo 10 minuti perché va di volta in volta, capisci? Viene portato questo piatto, così viene servito. Guarda che cos'è. Vedi? Pisciolini, carne, sì, pisciolini, ma buoni, eh? Carne e pisciolini. Profumo di molto buono, essenziale. Dunque, vediamo un po'. Poi devi prendere questo piatto e alzare. Basta, Dio che paura che ho preso. Dunque, questo piatto va dato di ospite in ospite, cioè si serve così, signore prego, signora prego, signora prego. Dai, fammi vedere. Piano, fammi vedere. Signore prego, signore prego, signore prego, signora prego, signora prego. Basta, basta così, ecco. Servi tutto, poi devi pulire, perché questa cucina deve essere pulita. Tu capisci che la cucina deve essere ordinata. Dai, mettilo giù con la polizia. Dentro le pile. Dove è dentro le pile? Vabbè, chiaro, Allora, ho capito tutto. Ecco, bene. Ciao, ciao Melux. Oi, Amelux. Oi, pulisci tutto. Pulisco tutto io, non ti preoccupare. Pulisci tutto. Pulisco ecco, io. La cucina pulita, ordinato tutto bene, pulisci. Pulisco te, imbecille, che se non fosse per Calmera vi spacco tutte e due, vi spacco. Vi faccio e vedere. Cosa stavi dicendo? Dillo. Dillo. Che... Dillo. Ho detto che tutto posso. Pulisci tutto, Ciao. Lascia giù le pile. Meno 5 s'attenda al bicion maledetto. Chi è lì? So JR di Dallas, pigliamici Mocol. Ciao Mocol, stai attento al cane. È il cane che deve stare attento alla belva. Maro! No.
questo è un cavallo. Oh, sta buono, sta buono. Ma questo pare King Kong, neanche un cane. Se quei cani li chiamano Sergi, i bambini come li chiamano, Fido? Oh, sta buono che ti preparo la pappa. Sta buono, dove corri, dove corri? Senti, tu preferisci Don Perignon o Don Lurio? È più fresco. Ah, Don Costa allora. Max, Max! Uè, Mogol, ciao, come stai? Credevo che non arrivasti più, meno male che fosti arrivato. No, ho avuto una discussione con Sergio. Ma cos'hai combinato lì? Oh la Madonna, oh la Madonna, povera bestia. No, sai, Titti, no, ti spiego, quando ce l'ho detto, beh, insomma, sai, quella c'è rimasta proprio un po' male. Hai insomma, fatto bene. Sì. Il discorso è che oggi io volevo venire in incognito. Ho capito. Venendo come JR di Dallas, vedi il cappello? Sì, sì, ti vedo strano, timido, apposta, ti manca qualcosa. Apposta, c'ho tutto meno i pantaloni che mi ha sbranato i cane. Perché ti spiego, tuo papà c'ha pure una certa eleganza, però io mi vergogno. Non lo sapessi, ma lo so, ti senti, diciamo, a disagio. Che non mi trovo senti, a mio Mogol, agio. Mogol, prova a metterti sul giubbino, metti sul giubbino, ti metto a posto no, il no, sotto, il problema è sopra. Ah. Cioè, ti spiego, vedo l'abbondanza della cintola qua, mi ammazza, copriti, mi fa vergognare. Su. Copriti, allacciati la cerniera, dai, su, dai, dai. Oh, così. Ah, che e poi puzza. C'è da dire un'altra cosa. Ho riscontrato che fa veramente tanto caldo. E poi luce, ah, molta luce. Anzi, però guarda, c'è bella gente. Scusami, essendo sempre abituato nel mio ambiente naturale, cioè le telecamere, camera oscura, così mi devo oscurare un attimo. Scusami, ma sai, il melone è veramente però sacro. Però c'è bella eh? Gente, mi piace. Sì. Ah, eccolo là, quel senti, ragazzo, possiamo avere due o tre aperitivi? Cos'è? Gin Fizz? Volete aperitivo? Sì. Volete sì, veramente sì. Gin Fizz? Porta, prendo! Uè, marocchino! Marocchino, se te! Ha detto che io mi cazzo! Ha detto sei che diventato cazzo. Matto! Ci penso io, ci penso io! Ma uè, cosa hai combinato? Ma cosa hai combinato, disgraziato? Ma non pare più che tu questo qui! Vieni negli ospiti, trattami come sono miei! Vieni qua che mi fai fare le brutte figure da ora per la gente! Anche questa volta mi hai dato fregatura! Mi hai dato! Ha capito? Allora dico, Max, che tu non sei Mogol, eh? Non ti azzardare a fare una cosa del genere. Tu sei un Giuda fetende, avresti il coraggio di fare questo? E... i 30 denari come li vuoi, in contanti o in conto corrente? Allora perché tu hai detto che presentavi tua sorella, bella, 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 e ancora non hai fatto niente, eh? Poi mandi me a lavorare qui, che io non voglio lavorare, eh? Guarda che anche se tu fai la spia, la tua parola vale la mia, quindi... Ah, tua parola vale la mia, eh? Sì, caro mio. E anche quella del governo italiano... Chi ti ha dato la mia patente? Governo italiano! Ah, me l'hai fregata! Te l'ho fregata io! Governo italiano! Ridammo la patente! No, ti sputano! Vabbè, hai vinto, va. Giura. Ma cosa vuoi che giuri? Ti ho trasformato da lavapiatti in cameriere, ti ho reso famoso. Cosa vuoi che giuri? Non ti fidi? Max! Va bene, lo giuro, giuro. Giuro, marocchino. Com'è? Alla, 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 ciao! Ehi, ti! Mimi, chiami Sergio, e ti? Carmen. Cerchi per caso qualcuno? Sì, cerco Max. Ah, Max, di chi allora? Ecco, io mollo tutto e me ne vado. Dai qui il bicchiere che hai bevuto. Babbo, pronto babbo, mi senti? Ma cosa c'hai? C'hai il broncio, ma come mai? Dai, dimmelo, spiegami perché avanti, dimmelo. Ah, sei andato di nuovo al casinò e dimmi com'è andata, quanto hai perso? Quanto? Di un e mezzo, un miliardo e mezzo, di un e mezzo. Ma babbo, a un certo punto non so cosa dirti, vacci al casinò, ma non tutti i giorni, vacci di rado, un giorno sì e uno no. Ciao! Ciao, ti ricordi di me? Come se non mi ricordo di te, ne stavo proprio parlando adesso col mio amico. Tu sei Esther? No, Carmen. Ah già, Carmen, scusami, io purtroppo faccio un gran casino con i nomi, figurati. Kramen, esattamente, Kramen. No, ma sai, coi visi no, io ricordo benissimo il tuo viso. Infatti ricordo che l'ultima volta io ti disti. Vieni su a trovarmi e fosti qua, è vero? Eh sì, infatti sono venuta. Ma forse ho sbagliato il giorno perché vedo che c'è parecchia gente. No, qui. Sono tutti amici, una scelba di amici proprio. Sì. E brava la nostra Esther, benissimo. No, Carmen. Ah già, Carmen, senti, Kramen. Sai che tu rassomigli un pochettino tale quale alla Esther Parisi, uguale, spaccata identica, c'è qualcosa, non so. Ma veramente, lei è bionda. Ma lo so, non lo sapessi che lei è bassa, ma tu c'hai qualcosa. Sì. Guarda, guarda, te, guarda qua, guarda. Tira su, tira su, tira su. No, tira su, no, tira su. Tu da qua a qua sei tale quale a Lady Cicale, uguale, spaccata identica.
Senti, Craxi, ora facciamo una cosa. Andiamo di lì, beviamo champagne, aranciate, gazzose. Cosa ne dici? Vuoi? Sì, allegria, sì. Andiamo di lì. Andiamo, sì. Andiamo di lì. No, no, andiamo di lì. Ma veramente avevamo detto di lì. Appunto, di lì. Ti dico, andiamo di lì, andiamo di lì. Di lì e di lì, non è di lì. Di lì. Di lì. Andiamo su di lì. Bella, buona balla. Qui è bella balla. Benedetto! Oh, questo guardi. Oh, sta bravo, sta bravo, sta bravo. Oh, ma sai come ce l'hai? Oh, 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 che sei grosso, che ti fa ridammi il pantalone, ridammi il pantalone, fetende. Vieni qua, fetende di un zergio. Se ti agguanto, ti guarda, non so che ti faccio. Vieni qua, fetende di un zergio. Figli di un gan, vieni qua! Serge, figli di un gan, se ti agguanda ti congi per le feste! Ma guarda qua se è possibile che quel... Uè, Teruncello, ti se no che se mi te capite fovulà! Senti, sbarbadello, dir Teruncello a me è come aver detto a quel cagnone che è un bassotto! Al cagnone ci girni balla! Oh, 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 oh! Mettimi giù, mettimi giù! Oh, 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 oh! Ma che cosa fai? No! No, 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 no! Fate le centrali nucleari che volete! Fate le centrali nucleari che volete voi! Benedetto, ho visto tua sorella! Ma non ti scemenzi, mia sorella! Ho visto tua sorella, bella, bella, bella! Ma mia sorella l'ho caricata sulla feccia del sud, in Puglia, in Puglia! Oh. Tu sei bugiardo allora, tu sei bugiardo! Ha detto a me che tu presenti oggi, lei è partita domani! Quando è partita io non vedo più tua sorella, bella, buona, bella! Ma no, ti volevo portare in famiglia, in Puglia, insieme, andavamo in ingresso trionfale! Ma tocchi, tu bugiardo, perché ha detto a me adesso non c'è tempo, che tua sorella è in mano amico porco! Ma in mano che tuo in amico porco! Mia sorella è in Puglia! Ho capito, vado solo! Ma ti attendo al cane, non correre! Che cosa? Ormai. Fratelli d'Italia, l'Italia si desta. Se l'elmo di Cipio si cinta la testa, si cinta la testa. Musica americana, vecchi ricordi. Sempre stato il mio grande pallino la musica americana. Ah, peccato, abbandonata. Ma con l'elmo di Scipio si cinta la testa. Cara la nostra Esther. Eh no, Carmen. Ah, già, Carmen. Vuoi bere, Crimen? Sì, grazie, dello champagne. Sì, esattamente. Una buona aranciata che viene fatta dai nostri aranceti di Cortina d'Ampezzo. Preferisci liscia oppure versata? Liscia. Sgasate molto meglio. Sai, il gas, poi questa è una cosa fantastica, perché tu lo bevi e poi ti gasa. Il gas ti gasa. Brava la nostra Esther. Carmen. Ah già, lo so, non lo sapessi, ma lo so. Carmen, brava la nostra Carmencita. Oh, sorellina, bella balla, dove sei? Bella sorellina, dove sei cacciata? Oh, sorellina, forse sei qua? Ma bella balla. Basta così, basta, se no poi gorgoglia. Brava la nostra Esther. Che c'è? Eh? Cos'hai? Niente, niente. Mi era solo venuta in mente una roba. Sai, ti vengono sempre in mente le robe nei momenti magici. Ambaradam, tiratore in mani. Dica, Begum, cosa vuole? Ho portato champagne. Champagne? Ma noi stiamo bevendo aranciate, scusi. Sì, ma champagne è meglio, eh? Ma poi non c'era champagne in frigo? Questo l'ho fatto io con polverina. Una polverina? Mi fa eschi. Eschi mi fa schifo! Vada fuori! Vada fuori! E non si facci vedere! Ma niente! Fuori! Sono pesanti sti marocchini! Sì! Sì! Mm-hmm. Ma! Ma cos'hai? Stai male? No! Sto benissimo! Anzi, ora mi sento rilassato! Sai, quasi quasi mi avrebbe voglia di dare una festa! Ma non c'è già una festa? Sì, c'è già sì una festa, però sai, più gente c'è meglio, più feste si fanno, bambino, meglio... bambino marocchino! Ma... tratta bene, camelino, che tu mangi pane e vino! Oh, ma... camelino! Ah, ah. Cosa stai facendo lì? Ho detto una preghiera, no? Ho detto una preghiera! Vai fuori! Perché? Vai fuori! Ma che perché non c'è? Dove si dice preghiera? Vai fuori, questo. Io non capisco. Cosa vuoi dire? Deve essere lì, Vai via, ti voglio vedere, vai fuori, ti voglio vedere. Vai quello di Marocco. Vergogna! Corri, corri! Sturbarmi nel momento intimo. Vai via! Visto che parliamo la stessa lingua.
Per tutti i capotti di cammello! Oh, mamma mia, pesciolini! Cosa sono spaventato! Guarda, pesciolini! Sono spaventato! Oh, tachicardia! Tachicardia! Oh, mamma, pesciolini! Oh, tachicardia, tachicardia! Vieni! Sono dai, salvo. Dai qua. Ecco. Bevi un po' d'acqua, dai, bevi. Grazie. Ma no, che li fai bere? Schifo, i pescivini. Guarda lì. Senti, mi fai piacere, sì. Fammi piacere. Fammene uno. Sì. Vai fuori vado dalle valle. Vado via, se stai meglio, se tu stai meglio... Io... Ma non capisci, vattene, no, vattene. Se tu non stai meglio, non vado via. Come? Non hai capito? Adesso ti faccio vedere io. Eccolo qui, altro che magnum da bere. Magnum da prendere e da... No! Scappa che ti sparo! Scappa che ti sparo! Uè, Mogol! Getta la pistola! Ciao! Dammela indietro! Dammela qui! Ma stupida, è finta questa qua, non vedi? Attenzione, c'è il tappo! Prende la paura! Mogol, ascolta una roba. C'è il tuo lotta lì. Il Begum, no, un rompicoglioni. È una cosa pazzesca, mi stava dicendo. Non che... ci dare retta a quel! Quella Melux dici di quelle palfetendi! Non ci dare retta! Pensa che una volta si è spacciato per tedesco con della gente. Poi la gente ci ha spacciato la faccia, ma. È una cosa. Perché sono qui con una gallina, no? Maialabile. Ma non lo so ancora. Dai che lo sa. Non lo so. Dai che lo sa. Se lo sapessi te lo dissi, ma non lo so. Senti, Mogol, posso chiederti un piccolo piacerino? Sì. Uno solo, guarda, sì. Ascolta. Aia! Non hai capito, te lo ridico, ascolta. Hai capito? Chiaro? Va bene, ci penso io, appena vedo a Melux, guarda, bravo, ecco. Lo inghiodo alla porta, lo rimando in Marocco a Melux. Esther, è brava la nostra Esther. Scusi, sa dirmi dove si trova la signorina Carmela? Chi è lei? Poche storie, so che è qui, sono il fratello. Oh, un altro fratello, è là che ti manda, vieni, Carmela in pericolo, vieni, Carmelina in pericolo, dai, vieni. Ah, sei qua, finalmente. Cosa vedono le mie pupille? Cosa? Dimmi che non è vero. Tieni questa. Vieni qua. Ah, ma che c'ho la vendetta. Metti giù le mani, stupido. Metti giù le mani. Allora lui non è fratello, Ma che fratello, che questo è un figlio di zoppo. Senti il figlio, pezzettino te la faccio. La senti questa voce? Piccolo di Bari. No, Carmela. Presto. Aiuto, lasciami stare! Non gridare, che forse ti sposo, lasciami poi facciamo stare, una bella mangiata in Campidoglio, giuro! Benedetto, Rosario! Che ci fai tu qui? Brut peripatetica! Che ci fai? Mi state sbagliando, che cosa avete capito? Non ho fatto niente di male! Ah, ci sbagliamo! Ma che dici? Ma no, io sono venuta qui soltanto perché voglio fare la showgirl, solo che lui poi ha cominciato a cominciarmi io! Lui non c'entra niente, la colpa è tu che sei una zoccolfettina! Scusate ragazzi, ma non riesco a capire, sono un po' nel pallone, volete spiegarmi? Ah ragazzi, non ha capito? Replay! Vieni via di qua, che cosa vuoi tu? Tu lascia stare lei, capito? È tutta colpa tua, perché hai voluto seguirmi? Non dovevi seguirmi, hai capito? Sei un impiccione! Tu sei voluta venire a casa mia a vivere con me! No amico, adesso tu prendi adesso e cammini, hai capito? Tu prendi e cammini e vai, e cammini! Chi lo dice tu? Sì, lo dico io! Io il mio istruttore di... karate, hai capito? Ma che io cosa dico, stai dicendo? Ho detto che deve venire dentro, il mio istruttore di karate che è dentro che deve entrare e non... Scusate, ma qui uno in più puzza, Uno si è intromesso. Capito? Oh, scusa, cosa ho fatto? Bene, scusa, Max, bene, non volevo male. Fare questo. Cosa ho fatto? Dimmi, Carmela, loro per te chi sono? E a te cosa te ne importa, Max, ma cosa succede? Sei tutto rosso in faccia. Che cosa ti devo dire? Non lo so. A un certo momento ero qui e ho cominciato prima uno, dopo l'altro, a dare sberle. E sempre sberle, e ogni momento sberle, sempre più sberle, sti quattro barboni qua. Uno, due, tre, quattro, e giù sberle, sempre sberle, fuori di qua, fuori dalle valle. Non ci devi mandare via te, perché ce ne andiamo via noi, hai capito? Pezzo di merda di milanese con la puzza sotto il naso. Tu che fai tanti fico e poi ti fai le damigiane, basta che respirino. No, niente, lo dico io, hai capito o no? Che mi hai distrutto una macchina, squartatore di leopardi.
con quest'altro cidone di Lal che sta sempre seduto al bar così, che sta sempre zitto perché non c'hai niente da dire, stai zitto! Perché dentro il cervello c'hai la merda! E tu che sei alto 1,80 m e fai il fico, che io come supero il 1,70 m non li posso vedere! Fuori di ball, non vi voglio più ma vedere! Ma dai, Mogol, non ma fare che così! Ma che Mogol è Mogol che vi ho preso per il culo tutto con Mogol! Anzi, sapete che vi dico? Che adesso il vaffanculo è di grammatica! Andiamo, ragazzi! Sergio! Sergio! Vaffanculo! Sergio! Sergio! Cagnolino, vieni, Sergio! Sergio! Ah, non mi cagnolino! Non mi tocchi!